Oggi proviamo a fare uno spieghino di rifinitura. È, diciamo, una comodità, nel senso che molte volte quando dobbiamo rifinire un collo dall'interno, come poi vedrete nel mio caso, o fare un collo stesso in sbieco, è una cosa molto pratica, molto semplice da fare. Basta semplicemente portare avanti, diciamo, 6 aghi sono più che sufficienti. Unica accortezza, in teoria io per spazio e telecamera la inizio a metà, ma va iniziato nella parte estrema della macchina, perché poi capirete, dal momento in cui cresceremo e caleremo come andrà la situazione. Portiamo in avanti 6 aghi. Classico avvio con il nodo. Io nel nostro caso è solo una prova, quindi uso un filato fino, ma non ha importanza. Diciamo che userete il filato dello stesso tipo che avrete usato per il golf, e poi lo mettiamo con la lavorazione normale. Facciamo praticamente un inizio a E. Tensione quella che è necessaria. Chiaramente io adesso ho messo una cosa fittizia, ma vedete che abbiamo già fatto il primo giro, l'abbiamo messo sulle maglie. Io ho adotto sempre il sistema di riportarlo avanti in parte, perché chiaramente è più semplice ripassare. Trovi un qualunque altro modo per mettere il peso, in modo che così non cada il dito, come sono solita fare per i primi giri. Ecco qua, 4, 5, 6 giri che ci permettono di iniziare senza troppi problemi. E poi iniziamo a fare lo sbieghino vero e proprio. Messo il peso, che nel mio caso alla fine ho messo un pettine piccolo. Ora, per avere lo spiego, non facciamo altro che ogni due passaggi. Da un lato aumentiamo un ago e dall'altro lo togliamo. Ogni due giri facciamo questa soluzione. Non ho il peso giusto, ma stamattina non li trovo, quindi lo metto per così. Mettiamo avanti e togliamo. E poi eccoci qua, passiamo al carrello. Riaumentiamo da questo lato e togliamo da questo. Ecco perché vi dicevo era importante iniziare dal bordo esterno, perché a secondo quanto ci serve lungo lo sbieghino, chiaramente dobbiamo per forza avere molto spazio. Da questa parte aumentiamo ogni due giri, qui caliamo, le maglie restano sempre le stesse. Attenti, come è successo a me, se si aggrappa tirate su, perfetto. Se vi sbagliate un giro non succede niente, chiaramente. Ora io ve ne faccio un pezzetto, ma poi lo vedrete dal golf stesso che ho già fatto. Ecco fatto. È sempre la stessa cosa per la lunghezza che è necessaria, chiaramente, che vi serve. Ora io lo tolgo, così vediamo quando, se ci dovesse servire molto lungo, come fare. Io ho preso un punzone a 7, ne ho fermati. Il punzone a 7 è questo accessorio che ci permette di usare quanti, diciamo, creare da noi stessi un punzone. Nella mia necessità me ne servono 6. Se non lo avete non succede niente, fate due giri con filato di scarto, è un po' antipatico, aiutatevi. Ecco, prendete qui così, così semplificate l'aiuto alla cosa. Ora ipotizziamo che noi eravamo arrivati in fondo alla macchina, ma avessimo necessità di farlo molto lungo questo sbiego. Chiaramente la macchina a un certo punto finisce, per cui noi prendiamo e ripartiamo dal lato più esterno, tutto in diretta, anche il cane che abbaia, quindi siamo nella normalità della mia casa. Ecco fatto, e noi rimettiamo
al lato, rimettiamo il filo nel beccafilo, ecco qua, noi l'abbiamo portato molto più di lato e così proseguiamo. Ora possiamo tranquillamente lavorarlo normale, proseguiamo per tutto il pezzo che ci serve. Dice, ma quanto posso, come posso regolarmi? Ma di solito un po' d'occhio, un po' di centimetro, insomma una cosetta normale, e poi lo vedrete meglio dalla foto. Ma comunque noi proviamo a fare quello che si chiama una sbiegatura, che adesso magari non siamo in grado di apprezzare, ma appena vi faccio vedere la foto del modello del Golf capirete a cosa serve o come va sfruttato. Chiaramente possiamo farlo anche per un Golf doppio, il collo chiaramente un'ampiezza molto più larga. Diciamo che se volessimo realizzare un collo per un Golf da donna ad anello, noi avremmo bisogno di una larghezza di questo genere, diciamo perlomeno una quarantina di aghi, e poi possiamo raddoppiarlo tranquillamente. È un gioco molto semplice, molto minuto, ma funziona. Questo è un video d'appoggio di spiegazione a un Golf, per cui sto mettendo le cose necessarie per la realizzazione di un modello da Golf da uomo, che poi troverete nel mio sito. E questo è un modo di calatura, diciamo evidenziata con una calatura che mi serve per una manica all'americana, che così semplificherà poi, quando vedrete le spiegazioni, la realizzazione. Ho bisogno di un punzone 2-3, cioè da un lato 2 e dall'altro 3, perché la nostra calatura viene fatta all'interno del, diciamo, del bordo, non proprio sulla cimosa, ma qui all'interno, per cui contiamo 1, 2, 3 maglie la prima volta, appoggiamo le due sopra alle vicine, ecco, poi con il punzone a 3 andiamo a prendere le altre tre maglie, poi due giri, poi ancora le due che avevamo spostato all'interno le appoggiamo sulle vicine. Diciamo che creiamo quello che poi è il raglan reale, però questo è molto corto per una manica all'americana. Molto rapidamente ci permette di calare tutte le maglie che dobbiamo togliere. Porto avanti le due, le appoggio su quelle interne e poi, ecco qua, sposto le tre laterali. Ancora due, chiaramente io l'ho fatto su un pezzetto molto minimo, però nel Golf realmente, poi lo vedrete da foto bene, renderete conto di che tipo di calatura abbiamo fatto, e ripeto, potete usarla per una raglan chiaramente con una maglia spostata alla volta, perché questa è con due maglie, ma è di una rapidità, cioè si abbattono 20 maglie in 20 giri in una calatura. Ecco, faccio qualche giro, così togliamo il lavoro dalla macchina, poi dalle foto vedrete meglio. Io praticamente questo pezzettino di campionatura ho creato tre maglie continuano e la calatura invece nella parte interna, poi da foto sicuramente si vedrà meglio.